essere difficilissimo. No, guarda, ora ti spiego una cosa. Sì. Ti devi concentrare sul rumore urbano. Va bene. Il suono era bella, però non è proprio facile tenerla sempre in contatto con te, quindi penso è quello che è molto più difficile. Quindi grandissima brave a loro. Secondo me la cosa più difficile è proprio il dover selezionare così tante informazioni in un arco di tempo pressoché nullo, cioè in un secondo può succedere tutto, quindi tu devi sentire magari l'allenatore che ti dice, o la guida comunque che ti dice tira, calcia, devi sentire l'avversario che magari ti sta pressando per toglierti la palla, e quindi questo sicuramente fa sì che è necessaria una concentrazione e un'attenzione mentale veramente massima. Quello che devi sentire è la voce della persona che sta dietro la porta. Allora la palla ce la devi avere, hai dietro, ce l'hai adesso. Ti rendi conto di quanto sia difficile veramente? Ci sono tante componenti nuove, diverse. È importante la voce, la comunicazione più di ogni altra cosa, e quindi è veramente molto difficile, quindi complimenti a loro. Questo è il palo alla tua destra. Intanto ringrazio Roma Cares per questa opportunità, perché credo sia una cosa bellissima quello che stanno facendo. Io mi posso soltanto che congratulare con i ragazzi che ci mettono il cuore, e si vede che hanno tutti un cuore enorme, quindi è solo un piacere per me venire a questi eventi e poter provare le loro sensazioni. Stiamo partendo adesso. Abbiamo altre tre ragazze come loro, speriamo di costruire il sogno e fare la scuola calcio pure femminile. Siamo unici in Europa, avendo sia scuola, prima squadra maschile e femminile, più scuola calcio.